che l'intelligenza artificiale può diventare un despota immortale. È sempre stato ossessionato dall'intelligenza artificiale nel bene e nel male, investendoci anche come qualunque speculatore del suo calibro. È convinto che si possa raggiungere la singolarità tecnologica e quindi, citando Kurzweil, a un certo punto l'intelligenza artificiale possa non soltanto equiparare l'intelligenza umana, ma poi anche superarla, e quindi diventare una vera e propria minaccia per l'umanità. E quindi la soluzione che prospetta, che propone Musk, è l'ibridazione uomo-macchina, ossia dice: se l'intelligenza artificiale può diventare un pericolo, l'unica arma che ha l'uomo per difendersi, per proteggersi da questa, è potenziarsi e quindi ibridarsi con le macchine. Eccoci, ciao Enrica, buonasera, buonasera, ancora una volta finalmente nei nostri canali. Era un po' che non venivi, era un po' che non ti si vedeva. Eh sì, mi sono mancata. Ciao Luca, buonasera a tutti. Sì, francamente sì, perché comunque sei tra le poche che oltre ad essere competente ha un misto, un cocktail meraviglioso di eleganza, intelligenza e competenza, no? Quindi questa cosa qui è una cosa assolutamente rara, eh? E di conseguenza per noi è importante averti nei nostri canali. Ecco. Allora, la fabbrica dei mostri, Enrica, cosa vuol dire? Cos'è questa cosa? Beh, direi che secondo me questa espressione si addice e indica tantissimo, no, del periodo che stiamo vivendo. Quanti mostri vediamo in giro e ci circondano? Direi tantissimi. Il titolo partiva in qualche modo da tutto ciò che ruota attorno al transumanesimo e alle novità da Brian Johnson, di cui contenevamo già anche accennato quando avevamo parlato del mio libro I Signori dell'Immortalità, arrivando a Elon Musk. Ma secondo me, come dicevo, si addice molto bene a tanti altri personaggi, a tutti quei rappresentanti delle elite tecnocratiche che ci vogliono sempre di più controllare, privare dalla proprietà privata dei nostri soldi, ma soprattutto poi sorvegliare sempre di più e manipolare. Ecco, questa mania del controllo, allora io ho cercato anche di avere una panoramica rispetto a questa loro ossessione, no? Perché noi abbiamo sempre un po' diciamo, la percezione di dover, diciamo, reagire o quantomeno contenere quella che è una loro invasione, intrusione nelle nostre vite, no? E questo di per sé le colloca in una posizione, diciamo, un po' sproporzionata realmente rispetto a quello che realmente sono, no? Ce l'immaginiamo come delle persone estremamente potenti, ma solo per il fatto che detengano la gestione del denaro, però allo stesso tempo sono delle persone estremamente terrorizzate, fanatiche, direi, no? Questo forse è il loro punto debole. Tu ne hai scorto degli aspetti che sono, diciamo, abbastanza, che chiariscano un po', no? La loro condizione. Questo aiuta un pochino anche per ridimensionare un po', diciamo, la considerazione che noi abbiamo di questi soggetti. Ecco, allora, dov'è secondo te che loro, insomma, esagerano o esasperano la loro necessità di dover controllare le persone, se questo poi avrà anche delle conseguenze negative nei loro riguardi? Sì, guarda, allora innanzitutto con te ne avevamo già parlato più di una volta. Noi tendiamo a sopravvalutare troppo questi personaggi, a farne quasi delle divinità. E questo secondo me è un rischio per noi, perché nel momento in cui ne facciamo, li dipingiamo come degli esseri invincibili, superpotenti, andiamo anche in qualche modo a erodere il nostro potere di opporci al loro sistema, al loro gioco e anche di trovare poi delle soluzioni, perché nel momento in cui li facciamo appunto, li dipingiamo come divinità e introiettiamo queste caratteristiche, automaticamente togliamo a noi il potere di poterli non soltanto combattere, ma soprattutto sconfiggere. E invece questi personaggi, innanzitutto, non fanno nemmeno, non nascondono nemmeno le loro intenzioni, perché dai libri che scrivono a dichiarazioni, non sono delle rivelazioni che vengono loro strappate in punto di morte, ma semplicemente nero su bianco loro dicono da sempre tutto quello che vogliono fare. Non tutto, però diciamo l'agenda globale, le loro intenzioni e i loro obiettivi sono assolutamente chiarissime alla luce del sole, nero su bianco. È ovvio che poi c'è il sistema dei media
mainstream che serve a insabbiare, a distrarre l'opinione pubblica, a creare quella cortina fumogena affinché poi le persone non si concentrino troppo su quello che però è veramente la luce del sole. E poi esagerano in tutta una serie di comportamenti proprio perché sono non soltanto dei sociopatici, degli psicopatici, ma hanno proprio delle caratteristiche al limite del grottesco e del surreale, che denota questa loro ossessione per il controllo, questo odio anche per l'umanità, proprio l'odio per dell'essere umano, l'odio della natura, l'odio di tutto ciò che è esterno a loro, che poi si concentra e si proietta in questa ossessione nel controllarci, nel neomalthusianesimo e quindi nel progetto di depopolamento, anche perché meno siamo e più è comodo per loro appunto controllarci e manipolarci. E questo, tutto ciò ovviamente poi con la tecnologia è finito per convogliare nella sorveglianza tecnologica, quindi anche l'ossessione per creare questa società trasparente in cui tutto quello che noi facciamo, le nostre abitudini, usi, costumi, pensieri, transazioni, movimenti possano essere mappati, riconoscibili, appunto sorvegliati e sorvegliabili trattarci proprio come dei sudditi. Perché poi alla fine, questo lo scriveva Aldous Huxley nel 58 e ritornò al mondo nuovo, lo scopo primario dei governanti è fare in modo che i cittadini diano fastidio il meno possibile, e questi personaggi ci vedono proprio come se fossimo dei sudditi che devono dare fastidio il meno possibile, devono produrre finché possono produrre, quando ci saranno magari delle macchine che ci potranno sostituire avranno anche meno bisogno di noi, ma l'importante è che diano poco fastidio. Ecco, un quadro sufficientemente preoccupante, se non fosse che comunque, insomma, hanno già a più riprese, no, cercato di esasperare un po' questo loro controllo, e insomma, tutto sommato, io quello che penso, questa è la mia impressione, Enrica, sono stati costretti a forzare un sistema che di per sé ha un'intelligenza che lo gestisce, e di conseguenza ne hanno poi fatto le spese in questo senso. Allora, Enrica, tu nel tuo libro parli di Brian Jones, praticamente, che fa questa pratica estremamente strana, no? Lui, non so come determinarla, come persona positiva o negativa, non la conosco, però comunque famoso perché, tu lo descrivi appunto nel tuo ultimo libro, è famoso perché comunque si fa iniettare il sangue del figlio e lui stesso lo fa con il padre, con il suo padre, quindi con il nonno del figlio, per cercare un ringiovanimento. Come è andato questo esperimento? È stato assolutamente un fallimento, un flop, però vedi che questa è la dimostrazione di come poi questi personaggi, Brian Johnson è un grandissimo magnate, ha fatto i milioni con Braintree, ha fondato la Kernel, c'era anche in PayPal, cioè comunque è uno dei più grandi e famosi, noti magnati della Silicon Valley. E come tanti altri condivide questa ossessione per la ricerca della longevità, se non addirittura dell'immortalità, a cui appunto dedico il mio ultimo libro. E vedi che poi questi personaggi, lungi dall'essere divini o invincibili, sono letteralmente dei poveracci, addirittura vengono rosi, secondo me, dalle loro ossessioni, perché un uomo come lui, comunque giovane, ha 53 anni, che è ossessionato dalla longevità. Grazie. Assolutamente giovane, giovanissimo. Cioè, essere già così ossessionato dall'essere monitorato, ma addirittura di notte mentre dorme, comunque da quando si sveglia a quando va a dormire, dorme in una stanza soltanto contro oggetti, non ha relazioni, non fa sesso perché sai, dovrebbe essere tutto monitorato, anche l'attività sessuale. Una persona poi relativamente anche sola, perché se poi devi avere un team di 30 medici che ti seguono in tutto quello che fai, non è che sei proprio comodissimo per le attività sociali, e che in questa sua letteralmente ossessione che lo sta divorando, di rimanere giovane, è arrivato ad abbracciare anche la pratica della parabiosi, che consiste nella trasfusione di plasma, quindi in questo caso ha fatto prendere, sono andati in una clinica ad Arlington in Texas con il figlio di 17 anni e con il padre di 70, hanno fatto prelevare il sangue al figlio,
hanno prelevato anche il sangue di Brian Johnson, e quindi lui si è fatto iniettare il plasma del figlio e ha fatto iniettare al padre, quindi al nonno del figlio, Richard, il suo di plasma, perché è una pratica che va comunque in voga nella Silicon Valley, questa è la parabiosi, ci sono delle start-up come l'Ambrosia che vendono dai 5.000 ai 15.000 euro queste trasfusioni di sangue, ovviamente giovane, fresco, comunque ragazzi, in soggetti, che va trasfuso in soggetti ovviamente di età maggiore, che va molto di moda perché ci sono tutta una serie di ricerche, di studi discutibili, insomma un po' ambigui, anche contraddittori, anche Sam Altman, il padre di ChatGPT, ha per esempio investito moltissimi milioni in una startup che punta proprio sulla ricerca nel campo della parabiosi. Fatto sta che però nel giro di pochi mesi Johnson ha deciso, che ha constatato che almeno su di lui questa pratica non funzionava, e quindi l'ha sospesa. Perché parlarne? Perché, vedi, di nuovo, non sono soltanto delle mode bislacche. Secondo me è la parabiosi, cioè il farsi le trasfusioni col sangue dei ragazzini, che ovviamente in questo caso paghi, ma è la metafora della forma del vampirismo della nostra società, che è semplicemente legalizzato. Cioè questi magnati sono dei moderni vampiri, semplicemente non girano più di notte dopo la mezzanotte con il mantello nero, non vanno ad aggredire coi canini il collo delle giovani fanciulle vergini, anche perché ne troverebbero poche, e cosa fanno? Semplicemente pagano per avere, no, il loro prodotto che tanto gli interessa, questo sangue. Ma da una serial killer ante litteram, come era la contessa sanguinaria, la Elizabeth Bathory, arrivando fino a Brian Johnson, cioè è esattamente uguale. Semplicemente una volta c'era anche la violenza, no, dell'aristocratico, che magari faceva uccidere le giovani fanciulle per potersi fare il bagno nel loro sangue, adesso pagano. Ma al di là, dietro ovviamente, grazie a Dio non c'è più questa violenza, almeno in questi casi, poi dietro chissà che cosa accade, però il fatto di aver istituzionalizzato e aver creato delle start-up dove i ricchi possono cibarsi a livello sottile ovviamente del sangue dei giovani, lo trovo raccapricciante, ed è semplicemente, a mio dire, la metafora anche di questo divario tra super ricchi e super poveri, di come al di là di tutta quella patina poi buonista, politicamente corretta, la società è questa. Cioè c'è una specie di Olimpo di questi autoproclamati divinità, che non lo sono perché sono dei poveri psicopatici, noi dobbiamo rendercene conto, e poi la stragrande massa che sogna, anela di poter raggiungere quella condizione olimpica, ma che non lo è, e che addirittura finisce per vendere il proprio sangue, magari per pagarsi gli studi o chissà per quant'altro. È incredibile come la questione del sangue ricorre sempre, no? È anche incredibile come la maggior parte dei loghi delle maggiori imprese, aziende multinazionali riportano un po' la goccia del sangue, no? Per esempio, una per tutti è Vodafone, per esempio. Grazie intanto Enrica. Allora, in virtù di questa cosa, no, ti ricordi quella frase che ti dissi tempo fa, non se la ricordi ancora, che i poveri muoiono e i ricchi non vivano? È una frase di quel film distopico che a me ha fatto poi decidere di non fare più l'esattore. Dopo aver visto quel film ho detto: non è possibile che siano essi stessi a costruirsi per necessità quella macchinetta che li tiene schiavi. Una cosa veramente, e mi sono sentito anch'io come loro, no? Da lì in poi ho preso questa decisione. Però si vede nei loro progetti, nelle loro cose, insomma, tante cose che veramente non funzionano, sono veramente millantate, no? Allora, poco tempo fa, in realtà, qualche giorno fa mi è arrivato sotto mano un video di Mortadella, ecco, se diciamo così forse siamo più tranquilli, no? Mortadella, ricordiamo, è stato un personaggio importantissimo per due motivi, no? Per quanto riguarda il panorama geopolitico nazionale, o anche psicopolitico se vuoi, perché è stato l'unica persona che ha battuto Berlusconi, ed è stata anche l'unica persona a cui è stato dato il compito di portare la nazione più florida, o tra le più floride d'Europa, a fare un suicidio. No, c'è riuscito lui. Quindi una persona, secondo me, molto molto importante.
che però in virtù di questo lustro, di questo prestigio, no, che naturalmente ricopre, non gli ha impedito di praticamente essere vittima di demenza senile. Tu l'hai visto ultimamente questo qui? Questo personaggio? No, guarda, me lo sono perso. Allora, guarda. Sono legata a Biden e a tutte le sue Bidenate e mi sono persa il mortadella, devo recuperare. Allora, ti manderò il video, te lo mando in separata serie perché comunque non possiamo postarlo qui, comunque l'ho messo nel mio canale Telegram, è come essere in un RSA, veramente, una persona totalmente priva di senno, di energia, totalmente svuotata di qualche cosa, eh? E quindi ti rendi conto che in realtà questi potenti, tutte queste cose che millantano, che ricercano, che di fatto, di cui sono anche schiave e vittime, non ne sono proprietari, non ne sono padroni. Quindi loro stanno poi giocando a un gioco per esorcizzare la cosa che le terrorizza maggiormente, che non è nemmeno la morte, è la vicinanza con loro stessi. Io credo che queste persone siano proprio xenofobi nei confronti di loro stessi. Che opinione hai tu, studiando un pochino, avendo un pochino visto da vicino la psicologia di questi personaggi? Sì, sono assolutamente d'accordo, hai detto delle parole illuminanti, non a caso ti ricorderai anche quelle immagini della, per esempio, di coniugi Clinton, ancora quando la Clinton doveva competere con Trump, in cui emergevano due persone malate, insomma, in maniera anche consistente, cioè dei grossi problemi psicofisici, eppure questi continuano a essere venduti come, per non parlare appunto di Biden, no? Però vengono ancora venduti come grandi rappresentanti dell'elite, delle istituzioni. Evidentemente non hanno integrato la loro ombra e si sono fatti poi divorare da ossessioni, desideri, compulsioni, e si sono fatti letteralmente divorare dalla loro ombra. In più, evidentemente sono, a mio dire, ovviamente sto parlando a titolo personale, sono schiavi di un qualcosa di altro. Loro sono sì, citando Charles Fort, proprietà di qualcun altro, di qualcos'altro, che li manovra su piani ovviamente più alti, a cui loro hanno ceduto la propria anima, la propria essenza, chiamiamola quello che come ognuno poi preferisce in base alla propria sensibilità, senza poi di fatto avere nulla in cambio, se non sì popolarità o successo su un piano meramente personale per poco tempo, poi dipende certo come consideriamo il tempo, però poi alla fine per qualche anno, qualche decennio, finendo poi per essere letteralmente divorati dalle larve, dai vermi, non dai vermi quelli veri, no? Ma dei vermi, delle larve più sottili, anche qua astrali, che però poi hanno anche un evidente influsso sul piano poi anche fisico, perché poi tutte queste persone tanto bene non stanno, ed evidentemente hanno anche poi questa ossessione della morte, non soltanto perché ovviamente quando sono ricchi, sono potenti, sono nel pieno, no, di tutto, vuoi continuare ad averlo, no? Perché vuoi perdere tutto quello che hai costruito, ma secondo me non è soltanto quello, e secondo me è che hanno il terrore del dopo, perché sanno quello che hanno fatto, sanno certi crocicchi, certi bivi, certi crossroad a cui sono andati, sanno dei patti con cui che hanno sottoscritto, e quindi hanno il terrore poi del dopo, di quello che sarà poi il loro destino, che non penso che sarà soltanto polvere e basta. E quindi secondo me vogliono in tutti i modi aggrapparsi a questa realtà e continuare a sussistere il più lungo possibile, anche in condizioni appunto così appannate, perché hanno il terrore poi del dopo, di dover finire a fare i conti con loro stessi, come dicevi, e soprattutto di finire totalmente divorati dalla propria ombra. A me piace tanto ricordare, ne parlavo anche nel mio libro I Signori dell'Immortalità, del ritratto di Dorian Gray, perché molti alla fine sono finiti rosi, distrutti dai loro vizi, e nel momento in cui poi però si ritroveranno faccia a faccia con il loro quadro, il loro ritratto totalmente distrutto, che il in qualche modo condensa tutti i loro vizi, tutti i loro peccati, tutti i loro crimini, e lì sarà, insomma, non vorrei esserci, ecco.
Sì, sai che mentre parlavi, infatti, stavo proprio pensando al ritratto di Dorian Gray, un libro che io ho amato e amo tuttora, perché ci sono delle componenti dentro veramente straordinarie, e questo anche, diciamo, riassesta un po', no, le percezioni, perché tante volte noi proiettiamo, no, quello che saranno, diciamo, le conseguenze di questi individui quando andranno in una circostanza che di fatto non avrà poi corrispettivi realistici per quanto riguarda la nostra concezione, no? Quindi un po' si dissolve anche il loro castigo, no? La percezione della loro ipotesi in termini del loro castigo, pensando al loro castigo. Però in realtà la corruzione vera inizia proprio nel momento in cui tu comprometti realmente quello che senti in favore di un'ambizione, di un egoismo, di una ricchezza spropositata, di un qualcosa che ti fa essere, cioè alimenti la tua volontà di diventare un animale, no? Di diventare una bestia, ecco. E credo anche che loro siano le prime vittime. Allora, io ho avuto a che fare con un satanista, Enrico, no? Ce l'ho avuto in studio, no? Dove lui era chiaramente satanista, proprio l'ha dichiarato, eccetera, no? E lui, immaginati una persona, insomma, diversamente bella, un po' in psicologia sono i picnici, no? E se conosci un po' queste terminologie, testa piccola, corpo grosso, insomma, robustetto, così, no? Con quello sguardo sottile, no? Penetrante, che comunque sapevi che poteva ferirti in qualche maniera, no? E lui mi disse proprio che era entrato, ha iniziato a fare il satanista, per lui era importante ingannare, l'iniziatorismo si basa sul fatto di imbrogliare gli altri, no? E ci ho provato anche con me, poi ovviamente l'ho allontanato per ragioni, insomma, ovvie, e gli ho chiesto, ma tu come mai hai fatto una scelta del genere, no? E lui mi ha detto, perché a me mi piace fare l'amore e questa è una delle cose che succedono quando tu fai, insomma, non ha proprio detto l'amore, insomma, però tanto ci siamo capiti, che succede quando tu fai parte di queste cose, no? Quando entri in questa religione, la definisce religione, perché di fatto è una religione, no? Considerata come tale. No. E l'ho chiesto, hai realizzato questa cosa? E lui mi ha detto, no. Ho fatto, ma succederà, quant'è? 5 anni, minchia. Ma allora tu fai una cosa del genere così compromettente e scurrile, no? Per un obiettivo principale non lo realizzi e manco ti preoccupi. Quindi è questa la cosa che mi ha fatto pensare, no? Che essi stessi siano vittime di se stessi, cioè loro che cercano di ingannare gli altri, di fatto come pratica poi quotidiana che perpetrano, essi stessi sono delle grandi vittime, no? A giudicare dall'esempio che hai fatto, diciamo, secondo me ci siamo. Tu cosa pensi in merito a questo? Ma poi guarda, anche se raggiungessero, diciamo, i loro scopi, secondo me poi finirebbero per pentirsene, perché poi quello che tu chiedi su un piano meramente materiale è precario, e soprattutto se, per esempio, un uomo arriva a sottoscrivere dei patti per avere il sesso, per avere tutte le donne che vuoi, va bene, farai sesso, avrai centinaia, migliaia di donne, ma poi, cioè, che cosa ti darà alla lunga se non il mero piacere fisico? Non avrai persone che ti amano realmente, non avrai l'affetto, il calore, cioè, tu prima paragonavi questa condizione alle bestie, secondo me è molto più infera, molto diversa, perché qua è proprio un trasformarsi in quelle larve che poi ti mangeranno, cioè in uno spettro di sé, e rinunciare alla propria essenza umana, oltre che alla propria dignità, per un qualcosa di assolutamente precario, perché la vita che poi fa Dorian Gray è dissolutezza, è corruzione, arriva a tradire tutti, arriva all'omicidio, arriva diciamo, alle condizioni e ai comportamenti più abietti. Sì, vive come un edonista, però poi quando ti rendi conto di quello che sei diventato, che magari non lo vedono tutti, ma se poi lo vedi tu, Dorian Gray lo vede poi nel suo ritratto, è chiaro che poi per lo schifo, la repulsione che hai nel guardarti realmente allo specchio e vedere che cosa è diventata la tua anima, non tu soltanto fisicamente, ma la tua anima, la tua essenza, è ovvio che prendi il coltello e distruggi il dipinto, poi ovviamente distruggendo te stesso, perché lì è la resa dei conti, è vederti davanti allo specchio e renderti conto che hai completamente gettato all'aria la tua vita per cosa. Io, cioè, posso capirlo così, in qualche modo, per carità, tutti quasi
hanno sognato, hanno voluto essere ricchi, famosi, avere uomini, donne, chissà che cosa per qualche frangente, ma da lì ad andare a ipotecare, a vendere la propria anima o la propria ombra, come in alcuni racconti, come nel racconto di Peter Schlemihl, eccetera, secondo me è una totale follia. Poi, per carità, se loro sono... Non penso neanche che loro poi siano così tanto sereni ed equilibrati. È più un vuoto, secondo me, che hanno, che li rode, che li porta poi a scendere, ad accettare dei compromessi o appunto a stipulare, insomma, dei patti, dei contratti che poi funzionano o no, questo... Poi ancora un altro discorso. È proprio un vuoto, secondo me, che questi sentono, che non riescono a colmare, che non sanno meglio in che modo colmare, e questo anche succede con tutti questi personaggi magnati, con queste elite tecnocratiche, e trovare la scorciatoia, la via breve, e alimentare la propria sete di potere. È sempre il potere, ma il potere è quello con la P maiuscola. Che finisce poi però per travolgere e per dissanguare letteralmente tutti. Esattamente, brava Erika. In realtà credo che se c'è questa grande necessità di avere qualcosa, vuol dire che in realtà l'esigenza è quella di colmare un vuoto veramente molto importante. Ora ti parlo da maschietto, il classico brizzolato che continua a ricercare rapporti nella donna non è motivato da una pulsione sessuale. Questo succede a 20 anni, è motivato dal terrore di stare con se stesso, dal rancore che prova nell'estensione di se stesso, cioè sua madre, no? Quindi vuol colpire ogni donna come se fosse, diciamo, il feticcio di sua madre, e di conseguenza poi ripetere questo rituale. Insomma, cioè, sono qualcosa di veramente, a meno che tu non abbia visto in una figura, l'avrei conosciuti di uomini così, no? Tu non abbia riconosciuto in queste figure una gioia, una soddisfazione particolari, no? Sono anime veramente in pena, no? Che cercano di ripetere questo rituale per cercare proprio di esorcizzare questa grande lontananza che hanno verso loro stessi, ecco, di fatto. Questa è la mia impressione da maschietto, ecco, ti dico. Penso che ci sia sempre comunque sì una fragilità, anche dietro le maschere meglio scolpite, meglio truccate, meglio calcate, no? sulla faccia, ma anche ci sia sempre una grande fragilità, perché anche appunto un uomo giovane, bello, ricco, che sulla carta avrebbe tutto come Brian Johnson, finire per essere totalmente travolto e vittima delle proprie ossessioni, delle proprie compulsioni, denota una fragilità. E quello che secondo me è preoccupante è quando le masse o comunque gli individui, sempre più persone, anelano a essere quello, ad avere quello, che però quando poi tu anche leggi, ti studi le biografie di le star che sono nel mondo della musica, dello spettacolo, vedi che sono sempre delle persone sole, disperate, che finiscono poi per annegare la loro solitudine, la loro disperazione nell'alcol, nelle droghe, finiscono per morire giovani, suicidi, cioè no, non ce n'è uno tranne veramente pochissime eccezioni, no? Forse Mick Jagger, perché è sempre stato un personaggio in realtà molto diverso come lo dipingevano, molto meno, diciamo, luciferino, molto più concreto, insomma, uno ha lavorato in economia e qui interessava più i soldi rispetto a Keith Richards, o Brian Jones, che è morto infatti giovanissimo, a 27 anni, no? Ma a parte pochissimi casi, sono stati tutti travolti e distrutti dalla dissolutezza, dalla corruzione, e sono tutti soli tendenzialmente, finché poi non trovano magari una strada, un modo per poter lavorare su se stessi, per stare bene da soli e per poter costruire qualcosa. Però evidentemente se non intraprendi questo percorso, poi puoi diventare letteralmente preda e vittima dei tuoi incubi, delle tue ossessioni, dei tuoi desideri. Ecco, ci mettiamo anche Sting fra quelli virtuosi? Allora, non lo conosco benissimo rispetto ad altri. Mi sembra che comunque lui abbia avuto una vita abbastanza tranquilla, serena, ma rispetto a tanti altri sì. No, io ho fatto il nome di Mick Jagger perché quando avevo scritto la trilogia sulle origini occulte della musica, no, ovviamente avevo parlato ampiamente dei Rolling Stones, e Mick Jagger sulla carta sembrava uno di quelli più, sai, satanici, luciferini. In realtà è uno di quelli che è riuscito a resistere meglio a tutta una serie di eccessi,
donne, droghe, alcol e tutto il resto, perché di base era una persona molto più concreta e meno interessata anche per esempio all'occulto, era stato avvicinato da Marianne Faithfull per quello che poi scrive Sympathy for the Devil e altre cose. Quelli più luciferini, quelli che poi insomma, sono stati anche abbastanza travolti dagli eventi, sono stati per esempio Brian Jones, che era proprio il satiro con questo poi viso bellissimo, viso d'angelo, ma lì dietro c'era veramente di tutto, Keith Richards e altri. Come molto più di loro sono stati insomma, più coinvolti soprattutto in altre pratiche, pensa a Jimmy Page, a David Bowie, cioè tanti altri personaggi, ecco. Sì, Sting mi sembra uno che, a parte tutto, se la sia vissuta comunque bene egregiamente, poi non so bene dietro, però sì. Sono persone ovviamente che hanno una vita d'immagine, ma anche una loro vita, però ecco, l'ho sempre visto molto... Mi piace, era solo per questo. Allora, un'altra persona che invece non mi piace è Elon Musk, tu ne parli. Allora, non mi piace perché lui è proprio il classico cavallo di Troia, volendo salvare diciamo il mistero più antico del mondo, perché ti vende delle cose. Io non so se io penso anche se è un personaggio totalmente inventato nella sua struttura, no? E non posso pensare che una persona possa essere così, no? Però di fatto da un lato si avvicina, no? Quando c'è stata la questione questa qui, no? Pur essendo un reo confesso, secondo me, no? Che ha fatto questa cosa, poi a un certo punto rinnega completamente, quindi te lo fa sentire come una persona che libera, ecco, che comunque è libera rispetto a quelle che sono, diciamo, i condizionamenti a cui certe corti sono obbligati, no? A dover essere fedeli, sono obbligati alla fedeltà. E poi, niente, si fa vedere che danza con un robot, per chi conosce un po' la computer grafica sa perfettamente che quella è una simulazione, quello è un essere umano vero, no? Che poi a cui viene attribuita, sai come funziona questa tecnologia? Della computer grafica? Sì, per quanto riguarda... Non so, tu hai visto quella partita di ping pong dove c'è un essere umano che gioca contro un robot? Ecco, quello è un essere umano, che però attraverso la computer grafica gli creano un avatar e sembra che sia un robot a muoversi, però in realtà le movenze sono di un essere umano, ecco. E ha replicato il medesimo trucco con questa fidanzata, no? Con cui lui si fa vedere che balla, eccetera. E quindi, diciamo, è una persona che a me crea tantissima inquietudine, ma tantissima, no? E non invidio la nostra presidentessa, a dire nostra, comunque, insomma, che si è incontrata con questo soggetto. Beh, se ne è incontrata con peggio, cioè voglio dire, da Kissinger a Biden, non so, forse tra i tre preferirei Musk, forse. Sì, beh, se le seleziona, diciamo. Allora... Lui parla del chip, no? E ha questa fobia col fatto che lui riesce a curare, secondo lui, secondo quelle che sono le sue aspettative, riesce a fare tutta una serie di cose utilizzando il microchip. Allora, tu cosa ne pensi e cosa credi che voglia fare con questo intento? Elon Musk è assolutamente un cavallo di Troia. E, rispetto ad altri personaggi è riuscito a costruirsi un'immagine da scheggia impazzita, perché più nerd ma sicuramente più carattere, più carisma in confronto a un Bill Gates o a tanti altri, e quindi ogni tanto si fa delle sparate che piacciono soprattutto ai conservatori o comunque alle masse, perché sembrano delle sparate anticonformiste e quindi anche molti nell'area, diciamo, del dissenso, della controinformazione, o lo ammirano, guardano lui come se fosse un po' come era successo con Quennon, con Trump, no? Il possibile salvatore, di certo non ci salveranno loro. Elon Musk è un transumanista, oltre al discorso di Tesla, SpaceX, Hyperloop e tutto il resto, con Neuralink è assolutamente chiaro, sono assolutamente chiare quali sono le sue intenzioni. Tra l'altro Neuralink non è stata fondata nel 2016 per guarire le persone tetraplegiche che hanno avuto degli incidenti, affette da patologie neurodegenerative, che ovviamente quando tu la metti così, qualunque tipo di ricerca o quasi o di progetto assume che quell'aura è politicamente corretta, perché dici non vorrai mica
negare a una persona malata la possibilità di tornare a camminare, la possibilità di recuperare le proprie funzioni psicofisiche, è sempre lì di nuovo l'ennesimo, anche in questo caso cavallo di Troia. Ma Musk, a partire dal 2016, ma ancora prima, è stato chiarissimo nelle intenzioni, negli obiettivi, nella missione di Neuralink. Lui ha sempre detto che l'intelligenza artificiale può diventare un despota immortale. È sempre stato ossessionato dall'intelligenza artificiale nel bene e nel male, investendoci anche come qualunque speculatore del suo calibro. È convinto che si possa raggiungere la singolarità tecnologica e che quindi, citando Kurzweil, a un certo punto l'intelligenza artificiale possa non soltanto equiparare l'intelligenza umana, ma poi anche superarla e quindi diventare una vera e propria minaccia per l'umanità. E quindi la soluzione che prospetta, che propone Musk, è l'ibridazione uomo-macchina, ossia dice: se l'intelligenza artificiale può diventare un pericolo, l'unica arma che ha l'uomo per difendersi, per proteggersi da questa, è potenziarsi e quindi ibridarsi con le macchine. Da qui nasce l'idea del chip Neuralink da inserire nel cervello per ibridarlo con le macchine. Dove c'è poi anche il passaggio al cosiddetto mind uploading, il trasferimento di mente, che può portare a una forma di immortalità digitale. Ritorniamo sempre all'immortalità. Successivamente poi, anche perché poi Neuralink per un biennio è rimasta inattiva, quando è poi stata rilanciata, si attendeva con ansia l'approvazione della Food and Drug Administration che non arrivava, poi è arrivata soltanto quest'anno, ci sono stati tutta una serie di scandali legati per esempio ai destini assurdi e raccapriccianti delle cavie, dei topi, delle scimmie, dei maiali a cui che hanno utilizzato proprio come cavie a cui, che per testare questo chip, per impiantare questo chip, delle inchieste allucinanti sulle torture che queste povere creature hanno subito, e poi riuscita a ottenere l'approvazione della Food and Drug Administration e adesso è partito anche con la ricerca di volontari per poter testare questo chip. I media, ovviamente, per legittimare quello che per molti è diventato un'icona, puntano sul fatto che questo chip, come tante altre tecnologie simili, per esempio quello della Synchron, che non è un chip, però una tecnologia in qualche modo che punta a obiettivi simili, punta sul fatto su che cosa? Per legittimarlo, che servirà per guarire le persone che hanno subito incidenti, che hanno patologie neurodegenerative e tutto il resto. Ma questo non è l'obiettivo di Musk. L'obiettivo di Musk è ibridare l'uomo con le macchine per potenziarlo, per creare dei superuomini, per poter poi in futuro eventualmente riuscire a difendersi dall'intelligenza artificiale. E questo è nel puro transumanesimo, anzi addirittura nel postumanesimo, perché invece di dire cerchiamo di limitare, di normare il progresso e l'avanzamento scientifico, si dice no, l'avanzamento scientifico, il progresso non si può limitare. L'unica cosa che può fare l'essere umano è potenziarsi, quindi ibridarsi con le macchine. È incredibile, grazie Enrica, è incredibile come si parli di intelligenza, quindi di produttività, poi alla fine di funzionalità piuttosto che di gioia, no? È un po' come se ci fosse il prospetto che si possa avere a che fare con un mondo di tossicodipendenti e noi per arginare questa situazione ci facciamo tutte le pere, no? Così da, diciamo, entrare un po', mescolarsi un po' con questa situazione. Secondo te le persone ci crederanno a questo? Cioè cadranno nella trappola di Elon, sì, oppure? Assolutamente sì. Sì, perché sì, non tutti, chiaramente, però c'è una fascinazione per il progresso della tecnologia che è molto marcata nell'essere umano sicuramente, nelle nuove generazioni sempre di più, perché si è creato un po' da un lato il feticismo per l'innovazione, tutto ciò che è nuovo, che è tecnologico, persone che arrivano a farsi addormentare la notte sul marciapiede per poter acquistare l'ultimo modello dell'iPhone, persone che si mettono un Alexa che in realtà è un orecchio orwelliano in casa, perché così almeno delegano a questo dispositivo di accendere o spegnere le luci e di mettersi la musica senza neanche pensare, no, a quali possono essere controindicazioni. C'è ormai una forma di sudditanza nei confronti della tecnologia, della ricerca tecnologica, della ricerca scientifica, della medicina rigenerativa, per cui si stanno, secondo me, aprendo
tutte delle porte che dovevano rimanere sigillate, invece le si stanno letteralmente spalancando, dalla creazione di organi umanizzati per il possibili futuri trapianti, alla clonazione, uteri artificiali, ecco qua la gatta che non è robot e quant'altro. E quindi secondo me, e poi sai che cosa? C'è stato un bombardamento di film e di serie TV sui supereroi. Per carità, ci sono sempre stati i fumetti, tutti noi siamo cresciuti con il supereroe, il fumetto. Ma il bombardamento che c'è stato negli ultimi anni, soprattutto per le nuove generazioni, sta puntando molto sul fatto che per essere un eroe, un supereroe, anche la persona normalissima, sfigata, deve essere potenziata fisicamente in qualche modo. Una volta era più, tutto ciò era più delegato, relegato alla magia. Invece adesso la tecnologia sta sostituendo la magia, no? E non a caso, come diceva la terza legge di Clark, quando si arriva a un avanzamento tecnologico e scientifico, la tecnologia diventa indistinguibile dalla magia e iniziamo a esserci. E quindi secondo me quella fascinazione che una volta subivamo dalla magia la stiamo subendo sempre di più dalla tecnologia, e molte persone anche magari nascostamente sognano di poter diventare delle specie di supereroi, di poter diventare super intelligenti, super colte, ma soprattutto super forti e quindi di nuovo invincibili. Ma perché a margine c'è sempre quella fragilità e quel problema con se stessi, con il proprio io, con la propria anima, per cui devi per forza aggiungerti delle protesi cibernetiche, un chip, aumentare le tue prestazioni, che sia con una pillola, con un chip, perché se no non ti senti abbastanza. Grazie Enrica. Secondo te questa intelligenza artificiale è così potente come cercano di farci capire, o invece ha delle grossissime lacune? No, secondo me è molto più schiappa. Adesso io lo chiamavo intelligenza artificiale perché si chiama così, però in realtà sono delle machine learning, sono delle macchine che non sono neanche intelligenti, che hanno ovviamente delle capacità che sono sempre più avanzate e possono anche essere in qualche modo impressionanti per le loro prestazioni, ma di intelligenza lì non c'è assolutamente nulla. Poi potrà arrivare un momento in cui con l'avanzamento tecnologico potranno anche assomigliare sempre di più a delle prestazioni umane, ma adesso quella non è né intelligenza né creatività. Se fai scrivere un elaborato, per esempio, a ChatGPT o un articolo, ti cadono le palle, scusami l'espressione, cioè già proprio il computino pieno di errori, con tantissimi tra l'altro buchi. Così come il fatto che uno dei più grandi problemi dell'IA è che ha le allucinazioni, quindi si prende delle cantonate pazzesche. E poi ci sono stati dei casi di cronaca, da per esempio un avvocato negli Stati Uniti che aveva fatto insomma scrivere tutti dei documenti legali a ChatGPT, che poi è stato insomma beccato dal giudice, perché tutti i riferimenti a delle sentenze che ChatGPT le aveva tirato fuori erano letteralmente inventate, quindi si è fatto anche una figura pessima. Questo qua aveva 30 anni di esperienza alle spalle, completamente screditato da ChatGPT, perché si prendono anche queste allucinazioni, perché tende a ingannare, tende a manipolare, è una macchina, è semplicemente una macchina. E guarda, è veramente deludente, cioè io provo amarezza quando assisto a queste forme di incanto, di incantamento dell'uomo nei confronti di una macchina, per cui la macchina sembra migliore e sembra più intelligente della nostra intelligenza, ma non è così. Poi, per carità, siamo pieni di idioti, ma anche l'idiota più idiota sarà sempre più intelligente, più prezioso e più creativo di una macchina. Ecco, guarda, l'ho tolto, quasi. Mi dispiace, sono come... Quasi tutti, dai, forse esagerato. Sì, infatti. L'ho tolto questo video, te l'avrei fatto vedere volentieri, è stata praticamente la gaffe di un cartello pubblicitario, un cartellone immenso pubblicitario, negli Stati Uniti, che doveva salutare il presidente dell'Ucraina, no?
E quindi per quanto riguarda anche su Canva ci sono queste cose qui, no, che non sono intelligenti, sono dei calcoli che poi probabilistici poi vengono fatti. Insomma, questo cartellone pubblicitario ha preso tutta una serie di informazioni per poi stabilire la grafica, il font, eccetera, no? E c'era, ovviamente c'è stato anche stato preso in considerazione il colore giallo della bandiera dell'Ucraina, e quindi il saluto era benvenuta urina, ecco, perché comunque non sai questa cosa? È uscito fuori questo nel momento in cui passava, no? Benvenuta urina, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, ecco, ha pensato bene di assemblare queste informazioni e creare poi un prodotto. E vedi, ma è filo russa, l'intelligenza artificiale è filo russa, ne abbiamo le prove. Ecco, no, in questo caso hanno attribuito la gaffa proprio all'intelligenza artificiale, no? Hanno detto, vabbè. E il mio assistente della piattaforma, Smanettone, ha cercato con ChatGPT, ha cercato Luca Nali e ha trovato che sono associato a Inzaio, che sono praticamente il presidente di un'azienda tricologica. Ecco questo. Io veramente penso veramente che non si possa parlare nemmeno di intelligenza, no? Soltanto artificiale, ecco. Però comunque viene venduta, no? Viene anche perché forse verrà presa anche come paravento per prendere loro delle decisioni dietro al mantello dell'infallibilità di questa intelligenza, no? Quindi semplicemente diranno, l'ha detto l'intelligenza artificiale, un po' come si faceva prima con le religioni, attribuendo ai profeti, no? Delle cose che invece semplicemente venivano strumentalizzate, ecco, in favore di chi le proponeva, mi viene da pensare così. Bravissime, infatti soprattutto all'inizio ChatGPT veniva utilizzata proprio come un oracolo, si faceva la domanda e si attendeva il responso, e il responso doveva essere vero anche se era appunto una boiata, come raccontavi nel tuo caso, perché c'è questa fascinazione, questa forma di sudditanza nei confronti della tecnologia, che in un momento di totale crisi, non soltanto delle religioni, ma crisi e vuoto spirituale, viene colmata dalla tecnologia stessa, da chi si vede apparentemente più potente. Però in ogni caso, secondo me, è l'ennesima bolla che poi prima o poi scoppierà. C'è una bolla nella Silicon Valley per cui tutti stanno investendo adesso sull'IA, ed è moltissimo anche marketing, cioè far passare l'idea che il tuo prodotto ovviamente è più potente dell'altro, si tratta di super mega intelligenza e quindi dell'intelligenza artificiale generativa e tutto il resto. Secondo me c'è molta fuffa legata appunto alla promozione e al marketing. Ecco, grazie Enrica. Hai parlato di soluzioni artificiali e si sta venendo a creare anche alcuni casi in cui sembra che hanno costruito del cibo artificiale, l'hanno proprio replicato con una stampante. Allora, secondo te questa è una bufala oppure ci hanno proprio provato e non riesco nemmeno a pensare cosa possa essere quel cibo, però secondo te c'è da preoccuparsi o sarà un po' come l'auto elettrica, che poi sarà destinata ad abbandonare, a lasciare il posto al motore termico? Guarda, per esempio il trancio di salmone vegano stampato in 3D è già in vendita nei supermercati italiani, costa 6,90 euro, quindi neanche tantissimo. Sarà in commercio dal 1 ottobre, comunque è già pronto. È formato da un insieme di microproteine, albuminoidi che arrivano dai funghi, cui si aggiungono poi gli acidi grassi, gli omega 3. È chiaramente uno dei cibi del futuro, non il salmone, ma il cibo stampato in 3D, come ci hanno abituato anche qua a serie TV o film fantascientifici. Sicuramente si sta puntando molto su questo, su cibi artificiali, carne artificiale, pesce artificiale, latte artificiale, tutto il resto, e sullo stampare in 3D. Leggevo per esempio delle interviste a personaggi che lavorano in questo settore, che hanno investito in questo settore, che sognano, anelano al fatto che tra qualche anno in tutte le cucine ci sarà una stampante 3D. Qua il problema diventa poi chi andrà a comprarsi il trancio di salmone in 3D. Per esempio, io non mangio carne da quando avevo 16 anni, no? Ma non mi verrebbe mai in mente di comprarmi una fettina di carne o di salmone
vegana in 3D, semplicemente mangio altro, mi sono abituata, se io non voglio mangiare la carne, non voglio mangiare il pesce, non voglio mangiare le proteine animali, e mi abituerò e mangerò qualcos'altro, non è che devo tentare, cioè devo cercare un cibo fittizio, alterato, artificiale, che però mantenga lo stesso gusto, lo stesso sapore del cibo che non voglio più mangiare, ma non è che la capisca molto. Il problema sarà se però poi le persone, per tutta una serie di motivi, perché di nuovo va di moda, si andranno a comprare il trancio di salmone in 3D come si compreranno la farina di grilli, di insetti o tutto il resto. Magari in alcuni paesi ci sarà più mercato, da noi secondo me è di meno, perché comunque abbiamo anche una tradizione culinaria, no, gastronomica molto molto forte, quindi insomma se gli proponi la fritturina di cavallette o il trancio di salmone in 3D, non so come... Scappa il morto. Ma secondo me sì, c'è tutta una... ti scappa il morto quando ti metti a parlare della carbonara, se ha effettivamente la pancetta o il guanciale, figurati con il salmone in 3D, cosa potrebbe succedere? L'escalation nucleare, altro che Oppenheimer. Un po' come andare a correggere il pesto alla genovese a un ligure. Vabbè, ma proprio se la vai a cercare, no? Se vuoi morire, allora dillo. Allora, senti Enrica, cambiando discorso, volendo anche un pochino alleggerire, speriamo, allora si vedano le gesta di questo personaggio, che non so come definirlo, questo presidente che gira per le televisioni e ne fa, ogni volta che esce fa una gaffe grave, gravissima, ecco. E gli americani, che hanno visto un po' di tutto, ecco, di fatto, no? Che presagiscono un po' anche quello a cui saremo destinati noi, credo. Cosa dicono? Hanno ancora fiducia in questo presidente? Ci sono dei sondaggi, loro vanno a sondaggi? Cosa ne esce fuori? Qual è, insomma, la lettura di questo personaggio? Non esce bene Biden, a parte che io vorrei mettere una striscia quotidiana della Bidenata del giorno, perché comunque a me regala sempre soddisfazioni. Quando sono triste mi guardo l'ultima, altro che gaffe, anche perché sta peggiorando, no? Sta aumentando, cioè ad Hanoi in Vietnam, non so se l'avevi visto questo video, dove c'era una conferenza stampa, era completamente bollito, non sapeva dov'era, cosa stava dicendo, a un certo punto biascicando dice vabbè io ora vado a letto, e c'è stato il suo staff che ha dovuto spegnere i microfoni, dire la conferenza stampa è finita, ovviamente avevano ripreso tutto, su video ha fatto il giro del mondo. C'è un giornalista ex Guardian che ha scritto un libro su di lui, dove viene fuori che tanto prima delle 10 del mattino questo non si vede mai, è completamente bollito, anche privatamente dice che è stanco, ma si vede. Adesso c'è il suo staff che sta trovando dei metodi per tenerlo proprio in piedi fisicamente, costruiranno forse un esoscheletro delle putrelle, perché questo qua inciampa sempre, cade, no? Poi gli mettono l'auricolare in tipo Buon Compagni con Ambra, dove gli ripetono le cose, ma questo qua sbaglia anche e ripete le indicazioni, tipo dai la mano, gli dice dai la mano, e cioè gli annotano le cose sul polsino, non basta, l'auricolare non basta. Sì. I sondaggi sono impietosi, perché negli ultimi sondaggi c'era, mi sembra, il Wall Street Journal di due settimane fa, la maggior parte comunque degli americani diceva che era preoccupata dall'età, dall'anzianità di Biden, che già il presidente più anziano, no, della Casa Bianca dovesse insomma, effettivamente ripresentarsi, essere rieletto alla Casa Bianca, sarebbe preoccupante. E negli ultimi giorni c'era un altro sondaggio che dava Trump davanti a Biden di 10 punti. Secondo me è molto probabile che tra qualche mese trovino il jolly e esca fuori un qualche motivo per silurare Biden, metterlo in panchina, perché sta diventando comunque anche oggetto di discussione tra gli stessi democratici, anche i più fedelissimi, e quindi è possibile che trovino fuori. Infatti c'è da una parte ovviamente Kamala Harris, che è lì che scalda i motori, e dall'altra addirittura la Hillary Clinton, che si sta facendo vedere in interviste o altro, perché è lì che anela di provare per la terza volta, quant'è, la quarta, la quinta, dovrebbe essere la terza, a ricandidarsi inutilmente. Può darsi, si vocifera, che insomma il sogno dei democratici sarebbe quello del jolly, del coniglio dal cilindro, che sarebbe la Michelle Obama. Però non è stato facile riuscire a convincerla fino ad oggi, chissà che cosa accadrà. E infatti sono spuntati fuori un po' di scandali vecchi sulle, diciamo, abitudini sessuali del marito, che sono vecchi, io ne parlavo già nella biografia
non autorizzata di Obama 12 anni fa, però queste, insomma, abitudini sessuali sono rispuntate proprio adesso, ne ha parlato anche Tucker Carlson, quindi insomma adesso sono conosciuti questi costumi anche da un po' da tutto il mondo, e quindi magari era anche un modo per far capire che qualora volessero candidare la Michelle ci sarebbero tanti altri scherzetti più che dolcetti da far saltare fuori. Sì, poi comunque Michelle Obama è un ragazzo molto riservato, quindi... Sì, molto elegante. Bene, allora, Mayala Harris è un personaggio estremamente influente per quanto riguarda il panorama politico americano, ecco. E, secondo te, realmente, a me quello che mi fa pensare, no? Che ci siano queste grandi regie, un po' come Fauci, no? Che gestisce tutta una serie di cose, no? E per quanto riguarda la politica, sì, dei Dem, però sicuramente anche, probabilmente, insomma, non ci vedo troppa distinzione, comunque ci sono questi personaggi estremamente influenti. Mayala Harris. Mayala Harris è di fatto, l'ho sorpresa apposta il nome, si è capito? Sì, sì, no, ma le pagiavo. Ok, bene. È un personaggio che determina un po' le sorti, diciamo, a chi verrà attribuito poi lo scettro del potere. Ma secondo te queste diatribe fra questi due fronti, no, sono reali, oppure invece si parla di designazione ora a te, domani a me? Come funziona? Ma allora, sono reali nel senso che comunque anche all'interno del Deep State, ma soprattutto nelle fazioni Dem e Repubblicani, ci sono effettivamente interessi che sono anche un po' diversi, interessi molto pratici, molto, molto spicci, e quindi ci sono delle guerre intestine. Ma come ci sono guerre intestine all'interno poi della stessa fazione? Pensa a Trump contro DeSantis, pensa all'interno sempre dei Dem, il clan Clinton contro altri, e tutto il resto. Chi c'è realmente all'interno del Deep State nelle retrovie, secondo me interessa poco se poi sale uno sale l'altro. Magari preferiscono, se sale per esempio un Biden o un democratico, che più facilmente un Harris, che più facilmente manovrabile rispetto a una scheggia impazzita come un Trump, no? Però sostanzialmente chi detiene realmente il potere interessa, secondo me, che chi arriva lì alla Casa Bianca sia ricattabile, che qualunque poi cazzata faccia ci può spuntare fuori l'impeachment o lo scheletro nell'armadio, il ricatto, qualcosa, e quello sta zitto e buono, e che quindi sia manovrabile. Trump, per esempio, è ben poco manovrabile, è una scheggia impazzita nel bene e nel male, e quindi anche, insomma, lo scorso giro di elezioni arrivavano miracolosamente questi sacchi con tutti i voti per Biden, perché in questo caso forse c'era più interesse nel puntare sul cavallo democratico. Però poi chi sta proprio nelle retrovie, non a caso da sempre, poi va a finanziare e a puntare su tutti e due i cavalli, poi chi vince cambia poco. Ecco, grazie, grazie Enrica. Sì, anch'io penso sempre più che di fatto quelli che sono sopra di loro, forse ci sono, c'è qualcuno sopra di loro, le fanno realmente poi combattere, ecco, insomma, quindi sia reale poi il livore, tutte queste scorrettezze, no? Di fatto che sanno poi magari raggiungere degli accordi. Ti dico così perché io sono amico intimo di una persona che faceva l'interprete a alto livello, no? E tra l'altro ha partecipato alla trattativa, agli accordi tra un presidente che adesso è defunto, proprietario di un'importantissima televisione, anzi di importantissime televisioni, e con un altro magnate dell'informazione che era praticamente quello di Sky, no? Ti ricordi quando c'era la cosa dell'IVA, queste cose qui, no? Che noi abbiamo assistito a questo come se fosse un conflitto loro, no? Quando in realtà si sono incontrati, si sono proprio spartiti la torta in maniera totalmente pacifica, signorile, elegante, portandosi rispetto, divertendosi, ridendo tra di loro. Ecco, capito? Quindi noi abbiamo sempre una percezione un po', diciamo, cinematografica di quelli che sono gli avvenimenti, poi invece nel reale magari avviene altro. Però credo che nella politica, insomma, mi resta facile pensare a quello che è appena detto tu, che in questo caso, anche solo per tirar fuori poi, no, per fare in modo che ci sia una selezione, che ci sia un conflitto reale tra di loro, tra le parti, ecco.
Sì, perché ci sono comunque tanti interessi legati alla spartizione del potere, delle poltrone, è molto più complesso di quello a cui siamo abituati a pensare realmente. Infatti c'è proprio, secondo me, lo schifo, lo squallore più grande avviene proprio lì, con ricatti, sotterfugi. C'è proprio lo schifo più totale. Tu pensa poi negli Stati Uniti, anche soltanto tutti i vari personaggi legati a un Epstein, cioè tutte le cose che noi non sappiamo, di cui abbiamo semplicemente annusato, intravisto, soltanto qualcosa, ecco. Però ci sono proprio dei clan che si fanno la guerra senza quartiere. Poi magari questi stessi clan, questi stessi personaggi sono assolutamente capaci in alcune situazioni di mettere da parte le ostilità per firmare degli armistizi, delle tregue e lavorare insieme, no? Cosa che in altri ambienti non sappiamo, non sono in grado di fare le persone. Però che ci siano queste lotte senza quartiere, sì, ci sono. Ok, bene, Rica. Allora, io ti ringrazio tantissimo per il tuo racconto, per la tua visione, che ci piace tanto per il fatto che comunque è sempre molto equilibrata, molto circostanziata. Sei veramente una persona molto competente. Mi auguro che il prossimo appuntamento, ecco, non sarà così lontano nel tempo come è stato questo. E ti ringrazio veramente tantissimo per tutto quello che stai facendo per tutti noi, per tutta quella che comunque dovrebbe essere un'informazione più sana e libera possibile. Grazie, grazie a te per l'ospitalità, come sempre. È sempre stato e lo è ancora molto piacevole parlare con te, chiacchierare con te. C'è un tesoro. Grazie mille. Ciao, buona serata a tutti.